Il Comunale di Monte Marcone è la sede prescelta per dirimere l'ultimo quesito relativo alla stagione agonistica degli allievi provinciali. Dopo la disputa della stagione regolare e della seconda fase, con un girone ristretto a 8 squadre, il verdetto più importante è ancora da stabilire, visto che Virtus Lanciano e San Salvo hanno terminato a braccetto la stagione, occupando in coabitazione il gradino più alto del podio. Nella seconda fase, infatti, le due compagini hanno sbaragliato la concorrenza, distanziando le altre squadre del raggruppamento con 6 vittorie a testa e un pareggio. Guarda caso, il risultato di parità si è verificato in coincidenza con lo scontro diretto, a dimostrazione del grande equilibrio che conferma e giustifica la disputa della gara odierna. L'afflusso del pubblico sugli spalti è buono, considerando l'importanza della posta in palio, ma anche la consistenza delle rispettive tifoserie, da sempre appassionate e vicine ai propri colori sociali. Le due squadre sono guidate da tecnici competenti, ma dal curriculum diametralmente opposto. Se da una parte c'è l'emergente Mister Menna, da poco avviato con successo alla carriera tecnica, sulla sponda rossonera c'è invece l'esperto Marcello Di Camillo, che vanta già importanti affermazioni e non soltanto con il settore giovanile. Dopo le rimostranze del San Salvo, che per vie ufficiali aveva dato l'indisponibilità alla direzione arbitrale di un fischetto della sezione lancianese, anche per ovvi motivi di opportunità, i vertici regionali sono tornati sui propri passi, affidando la direzione al fischetto chietino Davide Capaccio, che prima di dare avvio alle ostilità fa osservare un minuto di raccoglimento per ricordare l'ex fischetto internazionale Stefano Farina, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Dopo le prevedibili fasi di studio, la gara si infiamma al 20° con la rete frentana di Giuseppe, che con astuzia castiga Bartolino approfittando di una indecisione tra l'estremo sansalvese e i suoi compagni del pacchetto arretrato. L'euforia della truppa rossonera dura soltanto 8 minuti perché il San Salvo riesce a rimettersi in carreggiata grazie al pareggio autografato da Turchi, che sulla sponda aerea di Troilo infila Candeloro, il quale manca la presa ingannato probabilmente dalla sua difesa e consegna una prateria al numero 7 avversario, che non può fallire la finalizzazione con la porta ormai incustodita. L'11 di Mister Di Camillo accusa il colpo e nella fase declinante della prima frazione è incapace di reagire, indietreggiando sensibilmente il proprio baricentro a scapito della propria difesa, messa in discussione dallo stacco ravvicinato di Vitullo, che Candeloro riesce ad intercettare senza grossi patemi. Dopo le tiepide proteste biancazzurre sul contatto tra Dinunzio e Troilo, sanzionato con un piazzato da limite dal signor Capaccio, contrariamente a quanto auspicato dai sansalvesi che invece invocano il penalty, Candeloro viene chiamato in causa dal conseguente piazzato dello stesso Troilo, che si spegne placidamente tra i guantoni di Candeloro. I biancazzurri del presidente Daniele persistono in zona d'attacco con la retroguardia frentana che riesce ad arginare le irruzioni in area di Turchi e Vitullo. Il frutto del predominio territoriale si evidenzia col sorpasso sansalvese operato grazie al raddoppio di Ditella, che castiga Candeloro con un puntuale stacco in area sugli sviluppi di uno spiovente da fermo dalle retrovie. La frazione va dunque agli archivi col vantaggio della truppa sansalvese, che alla ripresa dei giochi parte subito in maniera propositiva, anche se la conclusione dal limite di Ditella si alza sui legni della porta lancianese. Va decisamente meglio alla squadra avversaria, che un minuto dopo giunge al pareggio con Rossi, abile a infilare Bartolino con un velenoso diagonale che infila la sfera sull'angolo più lontano, coronando una devastante percussione personale dal corridoio di sinistra. Stavolta è il San Salvo ad accusare il colpo e, dopo aver rischiato pochi secondi dopo su un nuovo affondo di Rossi, che stavolta si alza sopra i legni, soccombe al quinto in seguito ad un penalty accordato dal signor Capaccio, il quale ravvisa un fallo di mani in barriera da parte del sansalvese Bassano. Inevitabile l'assegnazione del tiro dal dischetto, nonostante le veementi proteste della squadra biancazzurra. Fatto sta che arriva l'esecuzione di Di Giuseppe, a segno per la seconda volta. In questo caso la nuova realizzazione frentana permette loro di riportarsi in vantaggio. Non è finita, perché lo stesso Di Giuseppe firma la sua tripletta personale, fulminando il malcapitato Bartolino con un gran siluro dal limite che fa esplodere il tifo di fede rossonera. Le certezze frentane cominciano a scricchiolare al 13°, quando il rossonero Valentini viene punito con il rosso diretto per un brutto fallo di reazione ai danni di Trofino. Il San Salvo approfitta immediatamente dell'uomo in più e al 19° riapre parzialmente i giochi con il tris firmato dallo stesso Trofino, abile a svettare in area sulla pennellata dalla destra di Sambrotta. Lo spiraglio di rimonta comincia ad allargarsi ulteriormente, a maggior ragione dopo il secondo rosso combinato alla truppa rossonera, che dal 21° rimane in 9 dopo l'espulsione di Antenucci, sanzionato per somma di ammonizioni. Il nervosismo è palpabile e a farne le spese sono i due tecnici allontanati dal campo a pochi minuti di distanza.
Il primo ad accomodarsi in tribuna è il San Salvese Menna. 5 minuti dopo è Di Camillo a subire la stessa sorte. Nonostante il grave handicap numerico, i rossoneri stringono i denti e riescono a limitare gli attacchi a testa bassa del San Salvo, pericoloso al 39esimo con il diagonale in aria di Battista che calibra la battuta in maniera imperfetta e affidandosi poi a Candeloro che si immola alla causa intervenendo in mischia a ridosso del 90esimo. Non vi saranno ulteriori rischi per la porta della Virtus Lanciano, che al triplice fischio può gioire per la conquista del titolo provinciale allievi. Al termine di una partita davvero rocambolesca, la Virtus Lanciano conquista questa finalissima, una sorta di spareggio con il San Salvo, e l'anno prossimo potrà partecipare al campionato allievi regionale. L'artefice, tra gli altri, il mister Marcello Di Camillo, che torna a vincere un campionato dopo qualche anno, o sbaglio? Insomma, sì, 5-6 anni fa sono arrivato in finale, mi sono giocato lo scudetto con la Beretti. Sì, volevo fare complimenti a San Salvo, squadra fortissima, però alla fine l'abbiamo spuntata noi con tanto cuore e mi dispiace per loro e sono contento per i miei ragazzi che sono stati straordinari. Alla fine un po' di paura c'è stata perché eravate rimasti in 9 e concedere due uomini agli avversari non è facile. Certo, abbiamo giocato 30 minuti in 9, era molto difficile, soprattutto con una squadra come loro che sono forti, i ragazzi sono stati straordinari. E alla fine ce l'abbiamo fatto, quindi va dato merito ai nostri ragazzi. Per l'anno prossimo quali sono i programmi della Virtus Lanciano? Ma io questo non ancora lo so, però da come ci hanno detto che la società continua, quindi vincendo sto campionato torniamo almeno nella fase regionale, quindi è un altro campionato, vediamo un po' cosa si può fare. Davide Daniele è il presidente del settore giovanile dell'US San Salvo. Oggi eravate arrivati quasi a un passo dal sogno, poi purtroppo hanno vinto gli avversari, ma onestamente anche voi avreste meritato la vittoria. Sì, purtroppo il campo ha detto questo, siamo un po' amareggiati del risultato, però fieri e orgogliosi di questo gruppo e di questi ragazzi. Sicuramente adesso ci adotteremo per fare domanda di ripescaggio, perché come ho detto prima della partita e lo continuo a dire anche adesso, tutte e due le squadre secondo me meritano il campionato, un altro campionato, per cui noi da lunedì ripartiremo e cercheremo di riportare questa squadra nei campionati che gli competono. Complessivamente il settore giovanile quest'anno come si è comportato? Allora, quest'anno è stato un anno dove gli allievi hanno fatto un campionato straordinario, i giovanissimi pure se la sono battuti nel loro campionato, un anno dove c'è stata qualche difficoltà. E da lunedì, ripeto, cominceremo a lavorare per la nuova stagione. Sicuramente ci saranno per l'anno nuovo grandi novità, nuovi ingressi in società di persone che verranno a darci una mano, persone molto professionali che ci daranno veramente il loro contributo per migliorarci in tutto. Giovanni Di Giuseppe, il capitano della Virtus Lanciano, che oggi ha battuto il San Salvo in questa finalissima e quindi l'anno prossimo andrete a partecipare al campionato allievi regionale. Una grossa soddisfazione al termine di una stagione avvincente e terminata sul filo di lana. Sì, è stata una partita difficile, ma devo ringraziare per questo traguardo la mia società, il mio mister Marcello Di Camillo e soprattutto i miei compagni. E niente, è stata una partita difficile, ma grazie ai miei compagni siamo riusciti a portarla a casa. A chi dedichi questa vittoria? Ai miei compagni, al mio mister e alla società. Michele Ciavatta, attaccante dell'US San Salvo, oggi però non ha giocato, ha visto la sua squadra lottare ad armi pari con il Lanciano, ma alla fine hanno festeggiato gli avversari. Per voi una finale comunque onorevole? Sì, abbiamo giocato bene, però l'altra squadra è stata brava e noi non ci mettiamo questi grandi pensieri per aver perso, perché per noi abbiamo vinto dentro, facendo bene tutti i nostri allenamenti, i nostri impegni. E niente, questo. Il presidente ha detto che farà una domanda di ripescaggio, quindi può darsi che anche voi parteciperete al campionato allievi regionale. Sì, perché no? Noi aspettiamo. Secondo te è il Lanciano la squadra più forte quest'anno o voi ve la giocavate alla pari? Beh, più o meno siamo lì, eravamo quasi uguali come squadra, però ha vinto la squadra avversaria. E complimenti, grazie.